La persona e il lavoro al centro della costruzione del domani in Abruzzo e Molise. Questo è il filo conduttore del congresso interregionale della CISL in un momento storico difficile. Prima la pandemia, ora la guerra in Ucraina. Le ripercussioni non sono solo un timore. Ribadendo il no netto alle atrocità dell'ultimo mese, le autorità sindacali, anche al cospetto dei presidenti delle regioni Abruzzo e Molise, Marco Marsilio e Donato Toma, hanno analizzato la grave e complessa situazione economica e politica in Europa. In Italia, come ha detto il segretario interregionale CISL uscente Leo Malandra, 11 milioni di cittadini sono sulla soglia della povertà. La gente ha bisogno di attenzione, di aiuto, il supporto sindacale è rilevante. Non bisogna mai abbassare la guardia e le richieste al governo, come ha detto il segretario generale nazionale CISL Luigi Sbarra, non devono venire meno. Abbiamo sollecitato primi interventi del governo, concretizzati con il decreto sostegni terre, con l'ultimo decreto energia che mette in campo prime risorse per sostenere le famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati contro il caro bollette e anche le imprese, soprattutto quelle energivore. Bisogna fare di più. Segretario Sbarra, in Molise è una boccata d'ossigeno con l'annunciata Gigafactory, ma tante sono ancora le criticità. Io penso sia importante che Stellantis abbia confermato questo grande investimento sulla Gigafactory a Termoli. Siamo interessati a conoscere meglio, nel dettaglio, il quadro degli investimenti a Termoli, negli altri stabilimenti italiani, per capire quali sono i nuovi modelli, come si rafforza la capacità produttiva, come si lavora su questa propulsione verso l'elettrico e soprattutto come si difendono e si mettono in sicurezza i posti di lavoro. Molise e Abruzzo sono due regioni che vogliono cooperare nel segno del progresso in un momento in cui le criticità permangono. Noi collaboriamo con l'Abruzzo in conferenza dei presidenti e devo dire che la collaborazione è sempre molto costruttiva. Abbiamo popolazioni simili, abbiamo territori in parte che hanno le stesse caratteristiche, chiaramente le criticità forse non sono le stesse, ma insieme si superano. A Termoli l'annunciata Gigafactory fa ben sperare, l'emergenza industriale però è generale anche nella Val di Sangro, un'area importante con tanti lavoratori in difficoltà. C'è sempre molto da fare, in realtà l'emergenza non è che sta in Val di Sangro, l'emergenza è nel mondo, c'è una folle guerra che è stata scatenata di aggressione nei confronti dell'Ucraina che investe pesantemente l'Europa, investe anche il nostro territorio, questo dopo 2 anni di pandemia non resta da fare altro che rimboccarsi le maniche e cercare di contenere il colpo di questa crisi e continuare a lavorare come abbiamo fatto già durante la pandemia per presidiare le nostre eccellenze e il nostro lavoro.